Nella notte tra sabato e domenica la Russia ha lanciato 28 droni sull'Ucraina, 21 abbattuti dalla difesa aerea. Due persone sono rimaste uccise e molte altre ferite nella città di Kherson. Nella città di Dnipro invece sono stati colpiti e danneggiati diversi edifici e automobili. Durante una conferenza sulla sicurezza tenutasi in Svezia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in collegamento video del concetto di solidarietà e ha aggiunto: Sufficient arsenal for the defense of freedom, its own capabilities to ensure defense, its own potential that will allow all of Europe or any part of it to stand and preserve itself under any global situation. Più di 100 residenti della città russa di Belgorod, a poco più di mezz'ora dall'Ucraina, sono stati evacuati in un'area più lontana dal confine. Belgorod è sottoposta da mesi ai continui bombardamenti ucraini che il 30 dicembre hanno ucciso 25 persone.